Ragazzi, mi chiamo Gilbert Enana, sono campione del mondo in palleggi con la testa, con 20.400 palleggi in 2 ore e 15 minuti. Oggi voglio superarmi. Io sono su un bicicletta. Ricordo tu che la gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. Ragazzi, come ve l'ho detto, ragazzi, sono diventati re di tutta la stella di Gianmarco Sfondo. Gloria Arpiola al pallone, attenzione Silver, può ripartire Silver! Vai! Un chiamo per Silver Nara, il campione in carica in svantaggio, incredibile! Non è arrivato ancora, non è arrivato ancora. Papa Blu, Papa Blu, Papa Blu è il mio papà, ragazzi, scrivete tutti Papa Blu, tutti Papa Blu! Ok! Dire, io seguo sempre tutte le tue mosse, ti apprezziamo, ti stavamo guardando e... Però ti volevo dire solo una cosa. Dimmi papà. Meno risposte ai commenti, Gilbert. Cioè qui sto a vedere delle risposte strane in questi giorni. Cioè persone che ti dicono cose che non te devono dire e te gli rispondi. Cioè quindi bisogna stare più attenti sui social, Gilbert. Papi! Abbiamo scritto la storia, ragazzi. Abbiamo scritto la storia. Gilbert. Papà, dimmi. Ti devo chiedere una cosa, un'ultima cosa importante ti devo chiedere. Ma se noi ti chiedessimo di provare a migliorare il tuo record? Papà, la fine dell'anno io lo se tu me lo chiedi, io per la fine dell'anno voglio che tu cambi come inizi i video. Ma se giocavo quello, no? Prima si giocavo! No, dai, non vale. Arbitrino, decidi tu. Prima si giocava! Mamma mia! Campo, ma il tempo scorreva inesorabile. Vogliamo un tiro, ragazzi! Stai calmo, dai! Occhio ancora Luca! Gilbert occhia le mani. Gioca. Arbitrino qua deve fischiare, deve dare rigore a Campolunghi per attimo abbassare la pressione. Solo lamentarvi sapete. Occhio Luca. Viene fermato da Gilbert che prende il pallone, deve ripartire. Vorrei essere Luca. No, vediamo dai. Se colpisce. Attenzione Luca. Sì. Vai, vieni a divertire. Arbitrino. Cambia testa, ha preso un gol. Ma posso parlare? È da inizio torneo, dagli ottavi, siamo all'ultima dei quarti, che i gol si potevano riprendere subito. Lo so che è brutto, è stato più sveglio. Però sei tu l'organizzatore. Gli ha detto 4-3, è 4-3. Ma perché devo sempre essere messo in queste situazioni? Va bene 4-3. Sto convalidato. No, Pier. E allora 4-3. Anzi, secondo me è giusto. Cioè era da prima, prima dovevano fermare la situazione. Capiva che comunque il fisico lo poteva usare, ma era giusto. Però sì, cioè hanno dato tutti i gol, l'hanno dati, perché gli dovrebbero levare quello là a Gilbert? No, rigore no, gli doveva da fallo giallo, gli dava in giallo così arando. Rigore no, ovviamente non c'aveva senso rigore.